21:37, torniamo in studio in diretta e andiamo in provincia di Reggio Calabria a Saline Ioniche. Qui è una frazione del comune di Montebello e da alcuni decenni è al centro di interessi, progetti, utopie industriali che hanno anche lasciato traccia proprio lì nello skyline, nel paesaggio di quella zona di territorio, con dei capannoni, con delle costruzioni enormi che sono rimaste. Adesso invece Saline Ioniche è al centro di una disputa per la realizzazione di una centrale di carbone. Pasquale Zumbo è un giornalista di Reggio Calabria e ha cercato di capire qual è l'interesse di far sorgere proprio qui una centrale a carbone. Benvenuto Pasquale Zumbo. Grazie, buonasera. È in collegamento con noi da Cosenza. Allora, perché una centrale a carbone proprio adesso, che in realtà scegliere il carbone non è che sia un business così conveniente, anche perché ci sono altri tipi di energie, anzi è un business rischioso, per non parlare poi delle paure per la salute da parte dei cittadini? E dulcis in fundo, questa è anche la zona del Bergamotto di Calabria, che è un DOP, è un territorio unico. Allora, nella tua inchiesta che cosa hai scoperto? Allora, intanto, come hai detto tu, è difficile capire per quale motivo si voglia realizzare una centrale a carbone che non ha alcun tipo di vantaggio né per il territorio e probabilmente nemmeno per chi la vuole costruire. Il problema è che i danni alla salute o all'agricoltura, in questo caso come citava lei, il bergamotto, rischiano veramente tanto, in quanto il bergamotto è un agrume molto particolare e si produce solo in 80 km della costa ionica di Reggio Calabria e qualora il microclima che permette la crescita, la produzione di questo agrume venisse stravolto dalla presenza di questa centrale a carbone, una produzione unica al mondo andrebbe a scomparire definitivamente. Quante persone lavorano nel business, chiamiamo così, del bergamotto di Calabria? Perché si parla di posti di lavoro anche in questo sì, caso. Con tutto l'indotto si parla di 15-20 mila occupati a fronte di una promessa di questa società che ha intenzione, la 6 SPA, che ha intenzione di costruire questa centrale a fronte di 140 addetti a naturalmente centrale completata, costruita. Naturalmente in fase di costruzione ci saranno dei posti di lavoro in più, però non 15-20 mila. Allora, andiamo a vedere subito un estratto dalla tua inchiesta su questa centrale a carbone che dovrà essere costruita, italiainchieste.it. Vediamo il primo stralcio. Reggio Calabria, Saline Ioniche. La frazione del comune di Montebello è da alcuni decenni al centro di interessi, progetti e utopie industriali dai quali non ha mai tratto benefici. Anzi, oggi il sito è entrato nelle mire della 6 SPA con l'intento di costruire una centrale a carbone. La campagna mediatica procentrale promossa dalla 6 non sortisce gli effetti sperati e gran parte dei cittadini decidono di contrastarne la realizzazione. Dopo molte ricerche, dopo aver visto cosa succedeva nelle altre città dove la centrale a carbone è presente, come a Brindisi, a Civitavecchia, a Vado Ligure, si è deciso di prendere una posizione nettamente contraria a quest'opera. Impiantarla qui, in questa zona vocatissima per il bergamotto ed esclusiva rispetto al mondo intero, significa correre il rischio di eliminare una produzione d'eccellenza su cui vivono attualmente 15-20 mila persone. Nel documento con cui si dà il via libera c'è scritto, rispondendo alla 6 che afferma che turismo, che non è vero che turismo e centrale a carbone siano incompatibili, addirittura la costruzione di una centrale a carbone porterebbe a farlo diventare il territorio volano di uno sviluppo turistico. La stessa compiacente commissione ministeriale scrive: non è assolutamente sostenibile questo assunto che carbone e turismo possono andare d'accordo, ma siccome là c'è
la disperazione di un luogo abbandonato, non si prospetta un'altra soluzione, allora diamo il via libera. Ecco, questo è un brano dell'inchiesta che hai realizzato, Pasquale. Allora, però, insomma, ci sono dei problemi. A un certo punto sono uscite fuori delle novità sulla realizzazione di questa centrale a carbone. Che cosa è successo? Innanzitutto è cambiato il quadro, perché è stato sciolto il Comune di Montebello, il Consiglio Comunale, per infiltrazioni mafiose. Sì, in pratica il prefetto in questo caso ha specificamente detto che molti appartenenti agli organi dell'ente stesso del comune di Montebello erano, oltre che vicini a delle cosche mafiose, erano particolarmente interessati a questo progetto della centrale a carbone a Saline Ioniche. Quindi c'era questo tipo di infiltrazione con interessi su questa costruzione, in quanto la società SEI SPA aveva nel progetto promesso varie opere di contorno alla centrale, che dovrebbero, nel loro intento, nelle loro parole più che altro, migliorare e rendere la zona più fruibile, più bella. Anche dal punto di bella. Vista turistico, ma è vera questa cosa? Diciamo che non credo che nessuno di noi andrebbe mai al mare in prossimità di una centrale a carbone. Inoltre, quella è una zona morfologicamente inadatta ad ospitare un'opera di tale portata. E inoltre è una anche. Zona sismica. Come? Esattamente, è una zona a rischio sismico anche. Sì, ma non solamente, c'è anche delle infiltrazioni marine che arrivano fino alla montagna, che rendono instabile e sabbioso il terreno, quindi una centrale a carbone di un certo peso col tempo potrebbe anche sprofondare. Allora, un iter burocratico che però ha portato a ottenere parere positivo per questa centrale da parte della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente, solo che poi c'è stato un susseguirsi, insomma, dei passi indietro, un susseguirsi di approvazioni e stop al progetto. Anche qui che cosa sei riuscito a capire? Perché questi sì e questi no? Allora, intanto il parere positivo della Commissione VIA viene dato dal Ministero dell'Ambiente. Solo che in questo caso per centrali a carbone di tale portata, opere diciamo in generale di tale portata, è necessario anche il parere positivo della regione dove andrà a sorgere l'opera, e anche del Ministero dei Beni Culturali qualora ne sia interessato per motivi, in questo caso diciamo Saline è un sito di interesse culturale a livello europeo. Il problema è che questa querela nata tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero dei Beni Culturali è stata risolta quasi con un atto di forza da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che all'epoca era Monti. Il problema è che non poteva fare quello che ha fatto, perché la Corte dei Conti infatti non ha registrato il decreto, perché lui doveva comunque mettersi d'accordo con la regione, che in questo caso è la regione Calabria, che invece è contraria alla costruzione di questa centrale, anche perché nel proprio piano energetico sin dal 2005 ha tassativamente escluso il carbone come fonte di produzione dell'energia. Allora, ci sono tecnologie che possono rendere pulite le centrali al carbone? Sì, ci sono, ma sono ancora in fase di sperimentazione. Questo ti ha detto l'ex ministro dell'Ambiente Clini. Vediamo un altro passo della tua inchiesta. Ci sono tecnologie molto spinte, tecnologie critiche che consentono di utilizzare il carbone con effetti ridotti in termini di emissione. D'altra parte il carbone è un combustibile fossile ad alto contenuto di carbonio. L'obiettivo che abbiamo a livello europeo è quello di legare l'utilizzazione del carbone solo allo stoccaggio delle emissioni di carbonio, e questo richiede un'altra tecnologia
che si chiama Carbon Capture and Storage, che sarebbe cattura del carbonio e suo stoccaggio in siti sicuri. È una tecnologia non ancora disponibile in termini industriali, è in fase di sperimentazione, per cui si tratta di capire esattamente qual è la proposta che viene formulata. Le centrali a carbone, laddove vengono autorizzate, quelle poche, ma non se ne stanno costruendo di questo tipo, sono autorizzabili se sono dotati del sistema di cattura e magazzina della CO2. Per realizzare questi impianti, intanto bisogna che la tecnologia sia matura, e allo stato attuale non lo è, ed è dimostrato da tutti gli studi scientifici. Bisognerà aspettare molti anni. È molto costosa, per cui non è conveniente. Non si può realizzare in zone sismiche, e Saline è una zona sismogenetica. Per una centrale da 1000 MW, seppure dovessimo avere l'abbattimento delle polveri al cammino, secondo l'Enel hanno un abbattimento del 99%, per cui l'1% fuoriesce. Bene, l'1% per le quantità di carbone coinvolte per una mega centrale da 1000 MW sono di più di 10 tonnellate al giorno. Ed è dunque naturale che ci sia paura, preoccupazione da parte dei cittadini e anche dei coltivatori. Volevo concludere, Pasquale Zummo, con quest'ultimo colpo di scena, perché l'azionista di maggioranza del gruppo Saline Energie Ioniche, che è elvetico, che è svizzero, a un certo punto ha deciso di andarsene dal progetto. Sì, non è stata, diciamo, una scelta libera, in quanto il cantone dei Grigioni è proprietario del 58% di quella società. Ha deciso di fare un referendum per far decidere appunto ai cittadini se permettere alla Repower, che questa è la società, la Repower, di costruire questa centrale a carbono oppure no, in quanto questa stessa società in Svizzera sta promuovendo l'energia pulita, quindi la rinnovabile, e non si capisce per quale motivo debba arrivare in Calabria a costruire una centrale a carbone. Comunque il no alla centrale a carbone ha vinto, e quindi loro sono stati costretti a ritirarsi. Il comunicato stampa ufficiale dice entro il 2015. Nel frattempo cercheranno sicuramente delle società che rilevino la loro quota azionaria, ma penso che sia i cittadini che i coltivatori e tutta la regione, che hanno inoltrato anche al TAR del Lazio dei ricorsi che verranno analizzati verso fine febbraio, saranno sempre vigili su questo progetto per noi inammissibile. Grazie a Pasquale Zummo, Saline Ioniche, il futuro in cenere. Questo è il titolo della sua inchiesta, italiainchieste.it è il sito dove se ne parla. Buon lavoro. 21:50. Allora,